La buona notizia che la parola di Dio porta agli uomini è scritta già nel creato. La Bibbia si apre con Genesi e si apre con un autentico, diciamo, trattato sulla creazione. La creazione si pone come relazione. Addirittura i nomi delle cose che vengono create possono darsi, possono esistere, perché ci sono due cose in relazione. Esempio, il cielo e la terra, il mare e l'asciutto. Allora, quando Dio distingue il mare dall'asciutto, dà il nome sia al mare sia all'asciutto. Se non ci fosse questa distinzione, non ci sarebbe il nome del mare né il nome della terra. Quando Dio distingue, non so, per esempio, pone il firmamento tra le acque di sopra e le acque di sotto, lo fa distinguendo le acque di sopra, che sarebbero le acque che vengono tenute dentro dei grandi, diciamo, magazzini, delle grandi riserve, che vengono poi fatte piovere sulla terra una volta che Dio decide di benedire la terra con la pioggia, appunto, e le acque di sotto, che sono i fiumi, che sono i laghi, che sono i mari. Ora, non sarebbe venuto al mondo il creato, non ci sarebbe stato nulla se non in questa relazione. La notte e il giorno lo stesso, la notte e il giorno sono una coppia, tutto esiste come coppia. E se noi assolutizzassimo la notte, sarebbe sempre buio, non ci sarebbe più neanche la notte. Così se noi assolutizzassimo, cioè cancellassimo la notte, sarebbe sempre giorno, ma noi non daremo più questo nome al giorno, che vi pare? Perché dove non c'è relazione, non c'è vita. Non ci sono neanche le cose, secondo la Bibbia. Allora tutto vive come relazione, tutto si struttura proprio come relazione, questo dice Genesi 1, e poi, perché no, anche l'uomo e la donna, il maschio e la femmina. Sempre questo capitolo di Genesi, il primo appunto, quando racconta della creazione dell'uomo, non lo fa in tempi diversi, come invece succederà poi col capitolo secondo, ma lo fa contemporaneamente, sincronicamente. Dio disse: facciamo l'uomo, Dio fece l'uomo, maschio e femmina li creò. Potremmo quindi tradurre meglio: Dio fece l'umanità, Dio creò l'umanità, e com'è l'umanità? È maschio e femmina. E quindi perché è maschio e femmina? Perché Dio non ha creato tutti i maschi o tutte femmine? Perché sarebbe impossibile pensare a qualsiasi creatura senza la relazione. Vi ho convinti? Il pensiero ebraico si è molto diffuso su questo, se qualcuno ha letto Levinas, no? Il filosofo dell'alterità, sa che proprio questo può essere anche elaborato proprio come vero e proprio sistema di pensiero. Tutto vive nella relazione. Dunque, se c'è il maschio e c'è la femmina, vuol dire che questo, lo dirà poi Gesù, l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, no? Questo poi è anche alla base del matrimonio, dell'istituto del matrimonio, ma è anche qualcosa di più. Maschio e femmina non possono essere separati, perché è come se noi dicessimo che vogliamo disgiungere il cielo dalla terra. Com'è possibile? Crollerebbe, non ci sarebbe più il mondo. E così se noi disgiungiamo la relazione tra l'uomo e la donna, no? Benissimo. Ma questo che cosa significa, diciamo così? Dobbiamo, come dire, andare al fondo, no? dei significati, perché sappiamo che la Bibbia, quando parla di creazione, lo fa attraverso i miti, sono dei miti, un genere letterario che è il mito, di cui gli antichi dicevano: i miti, che cos'è un mito? È qualcosa che non è mai accaduto, ma avviene sempre.
Il mito fonda la realtà, il mito ci dice la verità, diciamo così, almeno quella biblica, no? È il mito biblico su ciò che è la creatura. La creatura dunque è un'alleanza, perché la prima parola che io metterei accanto a relazione, volendo appunto seguire il percorso biblico, è l'alleanza. C'è una relazione perché c'è, che cosa? La assoluta convinzione che nessuno possa, niente, nessuno possa vivere da solo. Diciamo, si cancella l'eventualità di una singolitudine, di un'assolutizzazione del singolo, fosse anche un elemento del creato, d'accordo? È per dire che l'uomo ha bisogno anche degli animali, come ha bisogno delle piante, no? Allora, diciamo così, il 2 è il fondamento della realtà, ma dopo il 2 viene il 3, viene il 4. La molteplicità, che poi sarà la base del testo che abbiamo letto, di 1 Corinzi 12, no? Appunto, questa, la molteplicità dei carismi, si fonda su una struttura di base, che è la relazione, ed è però una relazione, come si può dire, dovuta, sarebbe impossibile, sarebbe stupido rinunciare a questa relazione, perché l'alleanza fonda la possibilità per l'uomo di vivere. Bene, allora ascoltiamoci, vi farò fare una piccola fatica, ma in realtà la Bibbia è fatta di icone, dovete immaginare come tanti quadri, no, che ci vengono presentati e che noi riusciamo a disegnare a partire dalle pagine. E allora così mi sposterò in diversi anfratti così iconografici, per parlare appunto dello sviluppo di questa relazione, perché è ovvio, come dire, i 73 libri non parlano altro che di relazione, quindi è un tema, quello che avete scelto, molto vasto, no? Allora bisogna fare anche una scelta, non solo molto vasto, ma come ogni tema nella Bibbia non è mai trattato, presente, in maniera fissa. Potremmo dire, la Bibbia non è un trattato dogmatico, assolutamente, quindi c'è un divenire perché la Bibbia è soprattutto, che cosa? Una scuola di sapienza, no? E Dio parla, si rivolge agli uomini attraverso le pagine bibliche con, proprio così, con lo sforzo di dare sempre esempi che l'uomo può capire, e quindi c'è sicuramente uno sviluppo, un arricchimento. Allora guardate, qui c'è veramente un caleidoscopio di immagini e di colori. Bene, perché la relazione è un'alleanza? Perché l'uomo è debole, il singolo è debole, no? E per esempio, così dico adesso, questa l'icona che vi voglio presentare, l'uomo ha bisogno di mangiare. Allora, per poter mangiare, deve fare un'alleanza con il cibo. Ecco, nel paradiso terrestre, nei capitoli appunto secondo di Genesi, che cosa si stabilisce, che cosa Dio stabilisce? Che l'uomo può mangiare solo però dei vegetali, no? Ecco, l'uomo nell'Eden era vegetariano, ok? Quindi aveva una relazione col proprio bisogno di cibo che non passava attraverso il sangue, non passava attraverso il sangue, perché non potevano essere uccisi gli animali. Poi però le cose vanno avanti. Ecco, certamente c'è un'alleanza anche con i vegetali, per forza, no? Perché i vegetali devono produrre il cibo all'uomo, e l'uomo se ne deve appunto, deve nutrirsene. Ma con Noè, a un certo punto, che cosa succede? Succede che c'è una frattura del rapporto tra Dio e l'uomo, lasciamo perdere quello che accade prima, ma poi Dio decide di stipulare un'alleanza con Noè. Beh, vedete, allora, così cogliamo questo aspetto subito, che Dio stesso mostrerà la necessità che l'uomo ha delle relazioni. E guardate, Dio sarà il grande protagonista, il grande, diciamo così, attore delle relazioni, perché lui ci insegna che senza la relazione, appunto, non si può neanche sopravvivere a questo mondo. Ed ecco allora che l'umanità era corrotta, eccetera, conoscete la storia di Noè, ma come finisce la storia di Noè? Finisce proprio con un atto di
alleanza da parte di Dio, il quale a un certo punto fa cessare la pioggia e fa e disegna nel cielo l'arcobaleno, quella splendida immagine, no, dell'arcobaleno, per dire che cosa? Che Dio si fa amico dell'uomo, si fa alleato e si pone in relazione con lui affinché l'uomo sopravviva sulla terra. E gli promette che cosa? Non verranno più le grandi acque sulla terra, non ci sarà più un'alluvione come quello del diluvio, e quindi, vedete, allora, la vita stessa della terra, che riprende appunto con Noè, perché possiamo considerare la storia di Noè come una sorta di riedizione di un testo di creazione, perché il mondo viene fuori di nuovo, praticamente, siamo nei capitoli 6-9 del libro di Genesi. Bene, che succede? Che di nuovo la relazione è fondamentale, altrimenti la stessa terra non potrà sussistere, non potrà andare avanti. E qui c'è un altro piccolo dettaglio che vi voglio citare su quello, no? Su la deontologia della relazione. Ecco, ogni relazione ha bisogno, diciamo così, di una, deontologia, cioè deve essere trattata con cura. Ci sono delle regole nelle relazioni. Ecco, allora, quando Dio stabilisce un'alleanza con Noè, dice a Noè, guarda tu, devi permettere, egli stesso permette, che gli uomini, siccome gli uomini sono malvagi, allora bisogna permettere loro di uccidere gli animali per cibarsene. Vedete, con Noè entra nel mondo che cosa? Il sangue che l'uomo, insomma, deve fondere per poter mangiare, no? Gli animali. Ma allora qual è la regola che tuttavia bisogna seguire perché questa relazione non venga meno? Si può mangiare la carne, ma non il sangue, perché Dio che cosa dice? Dice sì, potete uccidere gli animali, ma il sangue no, non potete consumarlo. Perché? Perché nel sangue c'è la vita. Allora che cos'è una relazione? Una relazione è il modo che ci permette di vivere in un rapporto di solidarietà. Dio diventa solidale con l'uomo, no? Ma non significa mai un possesso del rapporto, perché la vita non è di chi vive queste relazioni, no? La relazione ci permette di vivere, ma non di possedere la vita, e questo è un primo segreto. Bene, poi ovviamente, non so, un altro atto di discesa di Dio, in un certo senso, per aiutare l'uomo, è quello di Genesi 15, in cui egli va incontro ad Abramo. Ecco, su che cosa? Adesso noi abbiamo parlato, no, proprio dell'importanza delle relazioni nei fatti fondamentali, lo stare al mondo, no, il fatto che non ci siano diluvi e il fatto che si possa mangiare, quindi stiamo parlando proprio di cose molto concrete. Adesso con Abramo che cosa viene fuori? Viene fuori questo, che Abramo è un uomo ricco, Abramo non ha problemi economici, è un uomo anche molto generoso, ha un solo, diciamo, un tallone di Achille, è un uomo senza figli. No? Ed ecco allora che scatta di nuovo l'importanza della relazione. Un uomo anche con le sue, diciamo, facoltà fisiche, però non può darsi dei figli, perché Abramo, insomma, quando Dio gli promette una grande ricompensa, lui risponde: ma cosa mi puoi dare se io non ho dei figli? No? Avere dei figli è un'esigenza fondamentale nell'essere umano, secondo la Bibbia, perché il figlio è colui che assicura al padre, il nome del padre molto importante nell'Antico Testamento, assicura che cosa? Un futuro sulla terra. No? Ai figli noi leghiamo il futuro. Anche oggi è così, dovrebbe essere così, no? Quando noi ci poniamo troppi problemi per mettere al mondo dei figli, vuol dire che la nostra anima è spenta nel suo più profondo, perché non facciamo un credito al futuro. I figli sono crediti al futuro ed è veramente un modo per risorgere negli stessi, no? Noi risorgiamo nei nostri figli. Ora ecco dove arriva la relazione, arriva qui, perché Dio dice, guarda, io mi alleo con te, e Dio si allea con Abramo
E così da questa alleanza verranno fuori figli quanti, tantissimi, numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia sulla riva del mare, appunto. Bene, arriviamo ad una quarta icona, no? In cui ancora una volta la relazione diventa fondamentale. Ed è quando un popolo è schiavo. Quando un intero popolo, parliamo del libro dell'Esodo e parliamo quindi di Israele in Egitto, questo popolo è schiavo. Che significa essere schiavi? Due cose esemplifico molto proprio in maniera semplicissima, no? Allora, essere schiavi significa non poter avere una identità, perché Israele quando è in Egitto si trova ad essere privato dei figli maschi e il figlio maschio dava nel mondo antico l'identità, perché il figlio maschio è quello che portava il nome del padre, un po' come accennavo prima. Allora, non avere un'identità significa essere schiavi, perché significa non avere il diritto di esistere a questo mondo, di starci, no? E di avere un nome è importantissimo. Ma siccome non si può avere un nome, come dicevo all'inizio, no? Se non si vive una relazione, è la relazione con l'altro che ci dà un nome, altrimenti noi chi saremmo, no? Guardate anche oggi, perché noi abbiamo un nome diverso gli uni dagli altri, no? Perché ovviamente deve essere chiamato dall'altro, il nome è inserito in una relazione. Così come tutte le parole sono il luogo della relazione, ci pensate? Perché l'uomo ha il linguaggio? Il linguaggio, guardate, è una grande prerogativa dell'uomo, ma veramente il linguaggio è il luogo dove si consumano le relazioni nella Bibbia. Quindi, vedete, tutto nasce, secondo la Bibbia, proprio attorno a questo rapporto. Tornando alla schiavitù, cosa mancava a Israele? Un'identità, come dicevo, e mancava che cosa? Mancava la possibilità di lavorare e di produrre un frutto di cui poter godere. Guardate, quando c'è l'alienazione del lavoro, allora si è schiavi. Cioè quando un uomo, un popolo, un'etnia è costretta a lavorare, ma poi ovviamente ad essere semplicemente, ripagata, no? Ciò che gli permette di sopravvivere. Beh, è chiaro, ad ogni schiavo si dà un pezzo di pane, no? Ma non è quello che lo renderà libero, Non è il vitto giornaliero che fa del lavoro ciò che libera l'uomo, invece il lavoro è nella Bibbia è il modo in cui l'uomo si in un certo senso succede a Dio nella creazione, e quindi l'uomo deve essere re nel lavoro, non può essere schiavo nel lavoro. Ed essere re che cosa significa? Significa appunto che egli potrà godere dei frutti della terra, no? Tutto ciò, guardate, viene realizzato con la terra promessa, il mito della terra promessa, attraverso un nuovo atto di relazione che viene da Dio. Questo popolo grida perché è schiavo e perché il faraone non vive una relazione col popolo, ma il faraone vive quel popolo come un prolungamento di sé. Ecco, dobbiamo chiarire che nella relazione c'è sempre diversità, nella relazione c'è il rispetto dell'altro, l'altro non sei tu, l'altro non sarà mai come te o un prolungamento di te, quindi la relazione prevede che cosa? Prevede la presenza di un altro di fronte al quale io mi devo porre, di fronte al bisogno del quale io devo, farmi delle domande. Allora, l'impero egiziano è un impero in cui non c'è relazione, ma c'è la costruzione di una grande cattedrale del potere. Guardate, perché Gesù lotta molto contro il potere? Perché il potere è privo di relazioni. L'uomo onnipotente è addirittura l'uomo che non solo cancella ogni alterità, non riconosce gli altri, non si pone in relazione con gli altri suoi pari, ma è quello che si fa come Dio, la Torre di Babele. Quando un uomo si fa come Dio, chiude tutto lo spazio che renderebbe possibile la relazione con Dio. Allora guardate, dalla relazione c'è la vita, no?
dalla relazione che cosa c'è? La solidarietà, e io direi, per quanto riguarda la storia dell'Esodo, c'è il coinvolgimento di questo Dio con questo popolo. Allora, la relazione diventa alleanza, dicevamo, diventa legame. Diventa un legame di fedeltà, perché a un certo punto nel Deuteronomio Dio dirà: io mi sono legato a te, non perché tu, dirà ad Israele, fossi il più grande di tutti i popoli, tu infatti sei il più piccolo tra tutti i popoli, ma perché, sapete perché Dio si lega a questo popolo? Perché ti amo. È una cosa che fa ridere Pier Giorgio Odifreddi, nella pubblicazione che ha fatto Pier Giorgio Odifreddi, che è un matematico, un logico naturalmente ateo, è stato molto duro contro di noi, contro la Bibbia, eccetera, e lui dice che è stupida questa cosa. Io trovo invece in questa ragione del legame tra Dio e l'uomo la cosa più grande che l'uomo abbia mai scritto, secondo me, no? E questo significa che cosa? Che la relazione è una scelta, è una scelta. Certo, l'uomo ha bisogno degli altri, ma se l'altro non si pone in relazione con te perché ti ama, beh, allora ti chiederà sempre qualcosa in cambio. Allora, la relazione nella Bibbia è pura, è incontaminata, perché è gratuita. E allora noi vediamo illuminarsi questo campo, perché guardate, è un campo minato quello delle relazioni. Guardate, una relazione cambia la nostra vita, non vi pare? Cioè, il fatto che ci leghiamo in matrimonio, per esempio, quanto cambia la nostra vita, il rapporto con i figli, quanto? Noi non saremo mai più gli stessi o le stesse dopo aver generato uno, due, tre figli. E sempre, no? Le nuove, quando un figlio ha 10 è un conto, quando ne ha 20 è un altro. Noi continuamente siamo modificati dalle relazioni, no? E allora, guardate, come si può dire, non ci può essere un don't test, una regola di scambio. Allora, la bontà della relazione biblica sta nel fatto che non è una relazione mercantile, che non è una relazione, come si può dire, che si paga, ma è assolutamente gratuita, è un patto di solidarietà gratuito. Ora la Bibbia non dimentica di ricordarci come si gioca la relazione e di darci molti esempi di come, diciamo così, della sua efficacia anche dal punto di vista proprio così umano, sociale, storico, perché no? Allora, per quanto riguarda il primo punto, come si codifica, perché ovviamente è l'amore che muove la relazione tra Dio e Israele, d'accordo? Ma è ovvio che poi ci deve essere, come dicevo prima, c'è una deontologia. Beh, c'è un grande dono che Dio fa a questo popolo, ovviamente, dopo la promessa, d'accordo? Ma sapete qual è? È la legge. È la legge. Ecco, io voglio spezzare una lancia in favore della legge, no? E perché no, diremmo oggi noi, della legalità. Guardate che le relazioni devono essere comunque normate dalle leggi, no? Quando non ci fosse più un codice di leggi, guardate, un popolo sarebbe esposto a che cosa? All'arbitrio del più forte, all'arbitrio del, anche forse un grande illuminato governante, ma del governante di turno. C'è un fatto molto importante nella Bibbia, no? Nel Primo Testamento, che è questo: anche il re è sottomesso alla legge, perché la legge è proprio il luogo del legame tra Dio e Israele, e la legge è il luogo della vita o la morte, perché quando Dio dice non uccidere, l'uomo non può uccidere. Quando anche ci fosse un re che uccida, come ce ne sono stati tanti in Israele, allora devono sorgere i profeti a dire no, non uccidere, è la parola di Dio, è quella parola che permette alla società di sopravvivere. Quando si dice non rubare al povero quello che è suo, quando si dice questo, nessun governante potrà stravolgere tutto ciò, d'accordo? Allora, la legge
La legge è qualcosa, insomma, su cui quando si vivono le relazioni bisogna regolarsi. Certo, voi direte, è un foro esterno, è vero, è un foro esterno, ma la legittimità delle cose è comunque una cosa buona. Poi la legge deve cambiare, è vero. I profeti modificano anche la Torah, i profeti nella Bibbia la modificano la Torah, sapete? Perché? Perché nel corso della storia, beh, è giusto, no? Che ci sia un progresso, no? L'uomo capisce delle cose, per esempio, non so, nell'antico Israele la schiavitù era una legge, non esisteva una legge che non normava la schiavitù, ma poi, beh, quando Paolo dirà, cioè, anche nel Nuovo Testamento ancora la schiavitù non viene rifiutata del tutto, ma quando Paolo dirà non c'è più né schiavo né libero, beh, guardate, questa è una nuova legge, non vi pare? C'è un progresso nella legge che va ovviamente assecondato, eccetera, ma non ci può essere mai, come si può, guardate, lo stesso Paolo, lo stesso Gesù, ne parliamo, Gesù non parla mai di abolizione della legge, perché guardate, la legge, dice Paolo, il decreto, la legge, è buona, santa e giusta, come Dio, perché è un luogo dove noi possiamo vivere le relazioni, come dire, solare, luminoso, diritti e doveri, certo, Israele ha il diritto di godere della terra, perché Dio l'ha promesso, no? Ma ha il dovere di non far languire nessuno dei suoi fratelli sulla terra, capite? Una legge cui doveva sottostare il re, fondamentale, sapete qual era? L'accoglienza e il provvedere a delle categorie che sono queste, sapete chi erano? Gli orfani, le vedove, i poveri e gli stranieri. Questa è la legge, questa è la Torah, il Levitico 25, l'anno giubilare, che cosa annuncia? Annuncia questo, queste quattro categorie. Guardate che la Bibbia è molto concreta, è forse troppo concreta, essendo molto lunga uno ci si può perdere, però sono casi molto concreti, perché laddove un popolo, che un re naturalmente rappresenta in quel contesto politico, diciamo, antico, beh, avesse in mezzo a sé dei poveri, degli orfani, gli orfani erano per la volta, insomma, molto, molto, insomma, come si può dire, sguarniti, perché tutto, no, era il capofamiglia, era l'uomo nella famiglia, così pure le vedove, beh, quando però in una nazione, in Israele, non ci fossero dei poveri, ci fossero degli stranieri che non trovassero alloggio, che non trovassero accoglienza, ci fossero degli orfani, delle vedove che dovessero chiedere la carità, questo significava che cosa? L'infrazione dell'alleanza. Significava che la relazione tra Dio e il popolo si fosse interrotta, capite? Benissimo, quindi c'è un patto, adesso voglio mettere questa parola, c'è un patto sociale, certo che c'è un patto sociale, la Bibbia porta questo buon annuncio e non si può infrangere questo patto, il patto coi poveri. Cioè, come si può dire, la società della relazione che si fonda, diciamo che la Bibbia fonda, è una società in cui non ci deve essere un muro tra poveri e ricchi, tra, come si può dire, tra uomini e donne, vedremo nel Nuovo Testamento, e, insomma, tra addirittura con Gesù verrà fuori, che non ci deve essere un muro neanche tra i farisei e i pubblicani, no? Quindi, diciamo così, la forza della intelligenza della relazione che dice che nessuno può vivere bene da solo, nessun popolo, forse anche il popolo più ricco del mondo, non potrà vivere bene a questo mondo se non si occuperà del popolo più povero della terra. Vedete, quindi è una concezione del mondo quella che viene fuori dalla relazione. E allora, ecco, la legge come primo, diciamo così, luogo quasi, no, per vivere la relazione. Poi la sapienza, ecco, così, beh, i testi sapienziali sono stupendi. Perché? Perché lì Dio stesso, no, che tra l'altro è interessante perché Dio stesso, diciamo così, personifica il suo atto sapienziale. Guardate, sapienziale significa, così, adesso nemmeno quella parola che voglio dire, significa tante cose, ma l'educazione, no? Bisogna insegnare ai figli, ai giovani, la sapienza. Bisogna insegnare, per esempio, che
che appunto uccidere è una cosa negativa, non basta la legge, bisogna anche insegnarlo, bisogna convincere, bisogna persuadere perché è negativo uccidere un fratello, no? Oppure perché è negativo, non so, tante altre cose che ci sono, no? Non so, per esempio, i testi sapienziali sono dei manuali che vi consiglio di tenere sul tavolino, no? Sul comodino, perché ogni giorno bisognerebbe leggere qualcosa, per esempio l'amicizia, no? Dici, guarda, l'amicizia è una cosa preziosissima, no? E allora il sapiente dice, molti saranno i tuoi conoscenti, ma uno solo il tuo amico, il tuo consigliere, no? Perché l'amicizia è qualcosa di rarissimo, oppure non so, mantenere i segreti, quanto è importante mantenere i segreti? Per l'uomo è molto difficile, perché l'uomo fasullo, l'uomo non sapiente, è uno che se qualcuno gli dice un segreto, che fa? Lo vive come se avesse una freccia conficcata nella carne, no? Sono queste metafore molto carine, se la deve togliere proprio, non deve dirla la cosa, no? Altrimenti penserà di scoppiare se non lo dice. Allora, insomma, tutto questo modo di insegnare la bontà della vita comune. La sapienza ci insegna ai ragazzi la vita sociale, la vita politica, perché la sapienza, tutti i testi biblici sono sapienziali, sono autentiche scuole di politica, ma nel senso più puro di questa parola, cioè di come vivere nella polis. La polis è un insieme, la polis significa la città, no? Cioè è un luogo dove vivono i diversi tra di loro, vivono uomini, vivono donne, vivono vecchi, vivono giovani, vivono bambini, vivono, non so, appunto stranieri, vivono oriundi, vivono notaie, vivono cacciatorieri, non so, no? C'è tanta diversità, ma la sapienza sta nel rendere la vita sociale un'armonia, tutto ciò, guardate, la sapienza libera l'uomo dalla paura. Allora qui vi chiedo una riflessione, ma la farete a casa. Se ci riduciamo oggi a rendere la politica una sorta di difesa contro la paura, è molto riduttivo. Allora davvero leggiamo la parola di Dio che ci darà una buona notizia, no? Ci darà la possibilità di costruire un mondo, una città dove non ci sia la paura. Ma la paura non svanisce così da sola, no? La paura va via, svanisce, quando c'è una costruzione, la costruzione delle relazioni. Ecco, la bontà di costruire relazioni tra fratelli, ovviamente, molto, molto celebrata nella Bibbia, ma anche la bontà di porsi in relazione e di creare delle alleanze con gli stranieri. Il libro di Ruth, io vi pregherei di leggerlo, sono 4 capitoli, è molto attuale quel libro, perché ci fa comprendere come, davvero, la vita dell'uno sia legata alla vita dell'altro. Ruth è una moabita, è una straniera, lei si coalizza con Noemi, che è una betlemmita, no? Una giudea di quell'epoca dei giudici, ma insomma da queste due donne, che sono così distanti, ma che si mettono insieme, si pongono in relazione nel rispetto vicendevole per costruire un'unica famiglia, bellissimo questo libro, nascerà Obed, poi nascerà Jesse, nascerà Davide e nascerà chi? Gesù, da Ruth. Ruth è una delle, delle matriarche di Gesù. Allora vedete l'importanza della relazione. Ancora vi cito un capitolo, se volete leggerlo, che è il capitolo 29 del libro di Geremia, che io trovo lo stesso di grande attualità, contro ogni forma di integrismo, quando Geremia, parlando ai suoi fratelli ebrei, che erano stati ormai deportati in Babilonia, che vivevano nel paese degli stranieri, non dice Geremia che sta a Gerusalemme, profeta di Adonai, non dice, guarda lì, voi formate un bel gruppo potente, così poi fate esplodere Babilonia, no? Qualcuno potrebbe dire così. No, non siete nemici del popolo che vi ospita. No, dice Geremia, tutto il contrario. Voi impegnatevi perché? Per far crescere quel popolo, no? Costruite delle case, abitatele, prendete moglie,
fate dei figli e poi anche dei nipoti crescano, insomma, come dire, radicatevi nel paese che vi ospita, che pure era il paese della deportazione, voglio dire, Babilonia, grande nemica di Israele. Guardate, nella Bibbia non ci sono solo pagine di guerra, ci sono anche tante pagine di pace, eh? Purtroppo anche di guerra, ma tante di pace. E allora come si costruisce la pace? Con le relazioni, no? E Geremia dice, cercate il bene del paese che vi ospita, perché dal suo benessere deriverà il vostro benessere, no? Ecco, questa io considero una grande lezione di relazione. Beh, col Nuovo Testamento, ma adesso ho appunto 5 minuti e poi concludo, col Nuovo Testamento noi ci troviamo, ma già anche nell'Antico Testamento c'era questo inizio, no? Come dire, insomma, c'erano finestre aperte sulla interiorità della relazione, come dire, noi quando parliamo di legge, quando parliamo di educazione o di sapienza, oppure di questi consigli dati dai profeti, parliamo comunque, no, ancora di fatti che riguardano le relazioni nell'ambito esteriore, visibile, no? Diciamo così, positivo, no? E beh, certo che poi col secondo Nuovo Testamento noi è come se andassimo sempre più dentro alla origine delle relazioni, cioè come sarà possibile che l'uomo creerà una società, diciamo così, riconciliata, una società in cui veramente ci sia un rapporto felice, no? dei vari componenti. Inizia da dentro, inizia proprio da un atteggiamento che c'è dentro, no? Beh, e questo atteggiamento ovviamente che c'è dentro, Gesù lo esprime in un modo magistrale, no? Quando addirittura infrange quegli stereotipi classici delle relazioni. Un grande stereotipo che Gesù infrange è quello della famiglia. Beh, la famiglia è il luogo delle relazioni per eccellenza, no? Che lo era nel mondo antico, ovviamente, no? Il clan era una famiglia diversa dalla nostra, però, insomma, beh, Gesù lo infrange. Perché lo infrange? Perché Gesù, è molto irrispettoso nei confronti dei suoi familiari, no? Quando lo avvisano che c'è sua madre e i suoi fratelli, lui risponde, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Insomma, ci lascia un po' perplessi. Gesù è un grande disubbidiente, no? Ma noi allora vorremmo interrogarci e dire, ma allora Gesù, pone nuove relazioni e distrugge quelle antiche? No. Gesù distrugge ciò che di, come si può dire, incrostato, ciò che ormai solo in apparenza significava un'autentica relazione, solo in apparenza, ma non era perché anche la famiglia per esempio nella Giudea del suo tempo era diventata un nucleo chiuso, un nucleo di cui, diciamo così, l'aspetto della proprietà era il più importante. Guardate che, insomma, per carità, oggi non è più così, per fortuna, ma una volta era così, il padre era veramente, no, il proprietario della famiglia, o anche i 10 comandamenti, in fondo, quando dicono non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri, a chi si rivolgono i comandamenti? Si rivolgono ad un uomo il quale possiede molte cose, campi, buoi, eccetera, e poi possiede anche le mogli. Questo è registrato nella Bibbia, perché la Bibbia non viene dal cielo, no? Ma è scritta durante i secoli, ovviamente. Bene, allora Gesù infrange queste incrostazioni, io le definisco così, che sembrano relazioni, che fondano la società. In realtà sono cellule di divisione. Guardate, dobbiamo demitizzare veramente tante cose, no? Perché Gesù, altrimenti come si fa a capire? Quando Gesù dice, fra voi siate fratelli, sorelle, madri, guardate che utilizza un vocabolario familiare per introdurre delle relazioni che sono alla base, casomai, di quelle familiari di sangue. Gesù porta il cuore della relazione nella grazia di Dio, cioè nell'essere innestati dentro un amore che è assolutamente gratuito. Ci possono essere delle persone a questo mondo che non hanno legami, che non sono sposate, che non hanno una famiglia, ma per questo esse non vivono la relazione? No, dirà Gesù, non è così. Chi non ha una famiglia è innestato però in una rete di relazione che veramente dà la vita.
E Gesù fa tutto questo. Pur di il rapporto, per esempio, lo dicevo prima, tra i farisei e i pubblicani, beh, ovvio, quando Gesù va a casa di Simone, appunto, di Simone il fariseo, nel Vangelo di Luca, e lì, lì a un certo punto arriva una donna, una peccatrice, si dice, no? E comincia a bagnare i piedi di Gesù, a toccare Gesù. Una donna peccatrice era tutta contaminata, non poteva toccare nessuno, naturalmente nessun uomo poteva farsi toccare dalla prostituta, poi ci sarebbero dovute essere chissà quali abluzioni, eccetera. Gesù si fa toccare e poi dà una bella lezione a Simone, che è quello, il fariseo, che l'ha invitato in casa. Ed allora Gesù, come dire, stabilisce nuove relazioni che sono di una... ma non so come dire, di una esplosività che secondo me ancora oggi, dopo 2000 anni di cristianesimo, noi facciamo fatica a cogliere. Perché? Perché guardate, la relazione è il dono più grande che Gesù ci dà, questo uomo in croce, che noi se dovessimo immaginarlo, è proprio un uomo che tiene unite due realtà che sono distanti, il cielo e la terra. Dio e i peccatori, Dio che è il santo dei santi e i peccatori che invece no, rappresentano la contaminazione. Allora, se noi non riusciamo come cristiani a concepire, a vivere, a fare esperienza di relazioni che non temono la contaminazione, beh, siamo falliti come cristiani, no? Gesù si confronta, guardate, la relazione investe anche la cultura. Il confronto. Allora la Chiesa sia davvero sull'onda di quello che dice la Bibbia, Gesù, Paolo poi in particolare, beh, sia un luogo di cultura aperta, no? Cioè, se vuole essere il luogo della relazione, la Chiesa deve essere il luogo che impara i linguaggi del secolo e non si scandalizza di fronte ai linguaggi del secolo, li impara, li purifica casomai, non so, secondo, no? la prospettiva appunto della comunione, e però si gioca completamente con la storia del mondo, perché Gesù ha così fatto. Gesù è stato un grande maestro per questo. Beh, la Chiesa nasce a Pentecoste. E la Pentecoste, noi lo sappiamo, è la grande giorno, davvero, diciamo così, della relazione. Perché? Perché c'è il miracolo delle lingue. Ci pensate mai che la Pentecoste è il giorno dei traduttori? Forse è anche la festa, non lo so, dei traduttori, ma dovrebbe esserlo, perché riuscire a parlare le lingue è il dono dello Spirito Santo. Ma guardate, è interessante lì, io voglio un attimo essere un po' puntigliosa da esegeta, ma mi permettete questa piccola deformazione professionale. Cioè, lì gli apostoli quel giorno, no, sui quali era scesa questa fiamma, no, di fuoco, non parlavano tutti la stessa lingua, né gli uomini che erano accorsi quel giorno parlavano la stessa lingua, ma ognuno parlava la sua lingua. Cosa accadeva invece? Accadeva, dice no appunto Luca nel libro degli Atti, che dicessero le varie persone accorse dai confini della terra, perfino da Roma, stranieri di Roma, no? Sono citati, beh, dicessero: ma che succede? Come mai noi li sentiamo, ognuno di loro, parlare con la nostra lingua, nella nostra lingua? Questo è il miracolo della Pentecoste, che il credente, lì è l'apostolo, no? Riesca a farsi intendere il Vangelo, annunciavano il Vangelo, diciamo, no? Ma ognuno capiva nella sua lingua il messaggio che veniva dato. Guardate, questo io vorrei, è difficile sviscerare questa cosa, ma è molto, molto importante. Perché? Perché guardate, creare relazioni non vuol dire diffondere l'inglese in tutto il mondo, ma neanche l'esperanto in tutto il mondo, capite? Perché diffondere una sola lingua in tutto il mondo è la torre di Babele. Creare relazioni vuol dire mettersi dinanzi al diverso, che parla un'altra lingua. È una metafora la lingua. Guardate che il primo diverso è il nostro vicino.
Anche il vicino parla un'altra lingua, anche nostro marito, con cui siamo da 20 anni, da 30, però parlerà sempre un'altra lingua. Quello che importa è che ci sia un terreno franco dove noi possiamo comunicare. Non solo comunicare, ma crescere insieme, no? La coppia sono tre, io dico. Il terzo luogo è il luogo della relazione, è un terzo luogo, no? È un territorio franco dove può crescere veramente che cosa? Questa infiorescenza di speranza che è la vittoria sulla solitudine, sull'egoismo, sull'avarizia, su tutto ciò che crea divisione. Allora il grande dono delle lingue per noi è fondamentale, è l'immagine che ci consegna Paolo dei carismi. I carismi sono i doni dello Spirito, no? Questi doni di grazia dello Spirito è ancora molto forte, molto perfino provocatoria, perché fa del corpo, il luogo della relazione, che quasi, è più forte della parola. Vi dicevo prima che la parola è il grande luogo della relazione, anche nella Bibbia, è parola di Dio, ma quando Giovanni dirà di Gesù, logos tu teu, è parola di Dio, sapete che significa? Non è parola come il verbo, ma è quel corpo di cui parla Paolo. Quindi la relazione si crea sul corpo, si fa sul corpo, su un corpo che non è solo tuo, no? Su un corpo che non è tua proprietà, come direbbe appunto Appia capitolo 4, ma tu non lo chiami tua proprietà, ma ti appartiene perché è dentro un fascio di relazioni, quelle relazioni che abbiamo letto appunto nel corpo mistico, no? Di Gesù, dove ogni parte è diversa dall'altra, c'è quella più che deve essere coperta, quella che invece è più ruvida, più forte, ma tutti fanno parte di un unico corpo. Ed ecco che l'ultima cosa che voglio dire, purtroppo la Bibbia, oltre a darci, io così veramente chiedo perdono è quasi impossibile parlare di questo argomento senza limitarlo, no? Assolutamente, ma nello stesso tempo quindi ci parla della imprescindibilità della relazione e non omette tuttavia di raccontare il danno che l'uomo ha quando le relazioni si infrangono. E nella Chiesa, se c'è un momento in cui viene registrata l'inflazione delle relazioni, guardate, a me sembra veramente, almeno colgo questo, 1 Corinzi 11, laddove Paolo racconta o dice o comunque si scaglia contro uno stile di vivere l'Eucaristia che ancora purtroppo mantiene le divisioni. Quello, guardate, è un testo che secondo me un credente, un cattolico come noi dovrebbe sempre tenere presente, perché Paolo dice quando celebrate le vostre che sono agapi, sono cene prima e poi è Eucaristia, ma quando le celebrate succede che qualcuno esce ubriaco e qualcun altro non ha mangiato niente, non ha toccato cibo. E allora Paolo usa parole molto dure e dice: se voi mangiate il corpo, no? Bevete il sangue di Cristo in questo modo, vi farete purtroppo responsabili della morte di Cristo. La Chiesa è una grave responsabilità. La Chiesa non è un partito, la Chiesa non è una fazione. La Chiesa non è una cosa che deve difendersi, ma è una persona in relazione con un'altra persona che è Dio e che crea in questo rapporto il grande segno della testimonianza che la relazione non solo è possibile, ma è doverosa ed è veramente la fonte della pace e la fonte di una missione significativa in tutti i secoli e oggi naturalmente più che mai. Thank you.